Sonia Lorenzini, la malattia, che le ha cambiato il corpo e l'ha fatta soffrire, ragazze c'è speranza per tutte. Sonia Lorenzini, la malattia, che le ha cambiato il corpo e l'ha fatta soffrire, ragazze c'è speranza per tutte. Sonia Lorenzini, dopo aver affrontato l'argomento diverse volte, oggi torna a parlare della sua malattia. A Uomini e Donne prima e in diverse interviste dopo l'ex tronista già aveva raccontato di come, in passato, il tumore benigno alla tiroide l'avesse molto condizionata. Una malattia che, pian piano, non si era impossessata solo del suo corpo ma anche della sua mente. Su Instagram poche ore fa la ragazza, dopo aver mostrato ai propri followers delle vecchie foto, ha anche spiegato di come quei chili di troppo, dovuti alla terapia, l'avessero fatta stare male in passato. Non stava bene con se stessa e, ad oggi, guardandosi indietro Sonia nemmeno riesce a riconoscersi. Io adesso ci ironizzo sopra e ci rido e scherzo, dice la Lorenzini, ma è una cosa per la quale ho sofferto tantissimo. La compagna di Emanuele Mauti ha poi tenuto a precisare una cosa, il problema non erano i suoi chili di troppo ma la malattia, che l'aveva cambiata senza il suo volere, mi aveva portato a cambiare il modo in cui vedono me stessa, infatti aggiunge poi l'ex protagonista di Uomini e Donne. Tuttora, afferma infine quest'ultima, si vergogna a far vedere le sue vecchie foto ma, nonostante ci, oggi ai suoi fan le mostra per far passare un messaggio, c'è speranza per tutte. Sonia Lorenzini e la crisi superata con il compagno Emanuele Mauti. Qualche settimana fa un commento lasciato da Sonia Lorenzini sui social aveva allarmato i fan di Uomini e Donne. Lei ed Emanuele Mauti non apparivano più insieme da diverso tempo e, le sue parole, sembravano avallare l'ipotesi sulla loro presunta crisi. Oggi Sonia posta i suoi video su Instagram dalla casa dei genitori ma, tra lei e il suo compagno, la crisi è ormai acqua passata. I due vivono ancora insieme a Latina, dove Emanuele lavora, mentre Sonia, quando può, torna a trovare i suoi a Mantova.